Dalle medie alle superiori la scelta del percorso di studio non è cosa semplice, né per i ragazzi né per le famiglie. Ecco che Salone dello Studente Junior, quest'anno alla sua 20ª edizione, ha l'obiettivo di aiutare, orientare e sostenere chi deve prendere una decisione probabilmente determinante anche per la vita lavorativa. Organizzato dall'Informa Giovani del Comune di Cremona in collaborazione con partner istituzionali e sponsor, l'edizione 2015 del Salone in programma fino al 21 novembre nel Centro Culturale di Santa Maria della Pietà è una carrellata nel mondo scolastico cremonese e non solo. È un evento che ormai è tradizionale, sono 20 anni che lo stiamo organizzando, ma tutti gli anni propone stimoli nuovi, laboratori nuovi, con nuovi personaggi che chiaramente aiutano i ragazzi non solo nella riflessione per la scelta della scuola dopo la terza media, ma anche sulle tematiche che sono importanti come la salute, come il saper stare insieme, come il saper scegliere, come tutto lo sviluppo delle competenze trasversali. Quindi ogni anno proponiamo nuovi laboratori che sicuramente contribuiscono alla crescita dei ragazzi. Il nostro ruolo è quello di creare rete sul territorio e lavorare in sinergia con tutti i soggetti che si occupano di educazione, di pedagogia, di ragazzi, di talenti, di passioni. Molto spesso i genitori magari non sono proprio così informati anche sui cambiamenti del sistema scolastico che sono stati notevoli, e quindi dare anche ai genitori l'occasione e l'opportunità di confrontarsi magari con esperti e comunque di prendere visione di tutta l'offerta formativa del territorio. E sicuramente è una cosa molto importante, una formazione che permette poi ai ragazzi cremonesi di affrontare le scuole superiori, e ringrazio tutti gli sponsor, l'amministrazione comunale e tutto lo staff che lavora per questo Salone dello Studente, visto che quest'anno siamo alla 20ª edizione. Laselli, posso dire che sfasiamo il mito che è una terribile scuola dove si studia e basta, perché è una scuola che dà tanto. Oltre allo studio ti permette anche di formarti un carattere. Posso... Il classico, a discapito di quello che dicono molti, sia una scuola molto attuale tutt'oggi. Perché? Perché fondamentalmente non è uno studio del passato fine a se stesso, ma studiare quello che è la cultura classica, che è la cultura fondante della nostra cultura italiana ed europea, ti permette di affrontare il mondo e di analizzarlo con elementi che altre scuole non ti danno. Noi abbiamo anche una data artistica che invece negli altri licei non puoi sperimentare. È una scuola che dà molte opportunità sia per chi si vuole fermare dopo il diploma, ma anche chi vuole proseguire il percorso di studi all'università. È molto interessante applicare ciò che hai imparato nella vita reale. Questo è quello che mi piace molto dell'ITIS. I ragazzi potrebbero scegliere la nostra scuola, ovvero il liceo musicale, in quanto dà delle opportunità che le altre scuole, essendo diciamo una scuola anche di nicchia, non danno. Se siete creativi, questa è la scuola per voi. Vi consiglio di venire a fare un piccolo breve stage dove vi verranno spiegate le materie principali, le materie di indirizzo. Questo è il mio mondo e ve lo consiglio anche a voi. Perché dopo questa scuola, se hai voglia, dopo i 3 anni di scuola edile, puoi continuare, andare a fare geometri, e magari se ti piace anche puoi continuare e andare all'università. E quindi ti offre tanti sbocchi per il futuro. Quindi venite al Manin classico. Quindi venite all'artistico, Venite allo Stanga. Ah sì, venite a Troiani ovviamente. Cioè. Venite alle Einaudi. Quindi veniteci a trovare al liceo musicale. Vi aspettiamo.